Gloria a Gesù. Questa sera, come leggete, abbiamo come argomento il credente nella gioia. Per tutto questo mese avremo l'argomento della gioia come argomento principale, un argomento che sicuramente non basterebbe una vita per trattarlo in maniera adeguata, però ho cercato nel mio piccolo di e attraverso la scrittura di cercare di comprendere e di vedere come poter realizzare questa gioia, come poterla vivere questa gioia, che penso sia la cosa più importante per noi credenti. E innanzitutto è ancora un privilegio condividere la parola di Dio con voi. Inizio subito dicendo che per l'uomo naturale la gioia, o se volete per definizione, è un senso e uno stato di contentezza, di piacere, di appagamento e di soddisfazione, ma è anche uno stato di felicità, allegria, giubilo e conforto. Questo per l'uomo naturale, questo riguarda tutti noi, tutti gli uomini su questa terra. Nel corso della storia poi sono state tante le frasi, le citazioni e tanti personaggi che hanno cercato e voluto esprimere questo importante sentimento che comunque riguarda ed è comune a tutto il genere umano. Ne citiamo alcune, ho preso alcune frasi di personaggi celebri perché sono anche importanti. La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di fare ciò che riteniamo giusto e doveroso, non dal fare ciò che gli altri dicono e fanno. Questo lo disse Gandhi. La suprema felicità della vita è sapere di essere amati per quelli che si è, e più precisamente di essere amati nonostante quello che si è. Questo era un poeta, Victor Hugo. L'uomo non può essere partecipe della felicità o della infelicità altrui finché non si sente egli stesso soddisfatto. Questo è un filosofo tedesco, Immanuel Kant. Queste sono alcune delle frasi sulla gioia, sulla felicità dell'uomo, che, ripeto, è un sentimento che riguarda tutto il genere umano. E per l'uomo naturale, quindi, come abbiamo detto, per l'uomo naturale la gioia è sinonimo di piacere, appagamento, soddisfazione e conforto, che è preso comunque dalle situazioni che lo circondano, dalle persone che lo circondano, quindi da tutto ciò che è qui sulla terra. Non così per noi, fratelli, che siamo in Cristo Gesù. Alleluia. Infatti ora noi siamo in Cristo e ciò che ora conta per noi è la verità della parola di Dio. E secondo la parola di Dio, la gioia, per definizione, è una profonda e costante felicità interiore, alleluia, promessa a coloro che dimorano in Cristo. Essa non dipende dalle circostanze, perché riposa sul controllo sovrano di Dio di tutte le cose, alleluia. Quindi vediamo già la differenza. L'uomo naturale prende soddisfazione, appagamento e lo cerca nelle cose di questa vita o da ciò che lo circonda. Il cristiano lo prende da una persona, da Gesù Cristo e dalla sua parola. Alleluia. Venendo alla parola di Dio, la Bibbia ci dice molto chiaramente in Galati capitolo 5 al verso 22, lo leggiamo velocemente, dice Galati 5, 22: il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Quindi ci dice con chiarezza la parola di Dio in Galati che la gioia è un frutto dello Spirito Santo che dimora nei nostri cuori. È uno dei frutti dello Spirito.
E ciò significa quindi, fratelli, che noi possiamo sperimentare e vivere questa gioia in una nuova dimensione, in una nuova realtà, e cioè quella del regno di Dio che vive, è venuto a vivere nei nostri cuori, per mezzo della presenza di Cristo e la realtà dello Spirito Santo. Romani 14, 17, cosa dice? Romani 14, 17 conferma questa realtà. Romani 14, 17 dice: perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Alleluia. Quindi, adesso noi possiamo gioire, fratelli, in questa nuova realtà, nella realtà del regno di Dio che abita nei nostri cuori. È anche importante notare, fratelli, che la gioia è un frutto prodotto dallo Spirito Santo. Quindi, alleluia, è un frutto prodotto dallo Spirito Santo, non da noi. Non da noi. Perché se fosse per noi non sarebbe costante, ma siccome è prodotto dallo Spirito Santo è costante. Quindi lo Spirito Santo per mezzo di noi e attraverso di noi produce questo frutto di gioia. Quando però? Questo credo sia importante, è stato importante per la mia vita. Quando noi siamo in un'unione vitale con Gesù Cristo. Quando noi siamo in un'unione vitale con Gesù Cristo. Infatti mi sono chiesto come mai noi parliamo tanto di gioia, no? Il Signore è la nostra gioia, Gesù è la nostra gioia, però non sempre la manifestiamo. Non sempre la manifestiamo. Eppure c'è dentro di noi, ma noi non sempre la manifestiamo. Perché? Perché c'è anche una parte che ci riguarda. Cioè il Signore ci istruisce anche in un processo, in un percorso, in qualcosa da fare per vivere la gioia del Signore. Andiamo avanti. In Giovanni, al capitolo 15, ai versetti dal 9 all'11, li prendiamo. Giovanni 15, dal 9 all'11. Dice la parola: come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Alleluia. Che meraviglia. Quindi questa è già una prima chiara istruzione da parte di Gesù. Dice: vi ho detto queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Alleluia. Però il Signore cosa ci invita? Ci incoraggia a fare. Ci incoraggia e ci esorta a dimorare nel suo amore. A dimorare nel suo amore. Un amore che, come sappiamo, è perfetto e incondizionato. Infatti, fratelli, credo che quando noi abbiamo davvero fiducia nell'amore perfetto di Cristo, quando consideriamo l'amore col quale Cristo ci ha amati e col quale continua ad amarci, spontaneamente ci abbandoneremo a Lui. Spontaneamente ci abbandoneremo a Gesù. E con profonda gioia osserveremo e metteremo in pratica la Sua parola. Alleluia. È tutta una conseguenza del dimorare nel suo amore. Salmo 119, 47, c'è una bella espressione, se volete la leggo io. Salmo 119, 47 dice: troverò gioia nei tuoi comandamenti perché li amo. Alleluia. Troveremo gioia, fratelli, nei comandamenti di Gesù quando dimoreremo nel suo amore. E allora sì che avremo gioia, troveremo gioia nel metterli in pratica e nel vivere la gioia di Cristo. Per vivere questo però abbiamo bisogno di perseverare. In che cosa? Nella fiducia in Lui attraverso la sua parola. Prima Giovanni, prima lettera di Giovanni al capitolo 2, dice, prima Giovanni 2, 24 e 25,
prendo io. Prima Giovanni 2, 24 e 25 dice: quanto a voi, cioè a noi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Quindi siamo chiamati, fratelli, a rimanere, a perseverare nella fiducia in Cristo e nel suo amore. Ecco cosa vuol dire dimorare. Abbiamo dunque considerato quanto il vivere nella gioia sia strettamente collegato con la consapevolezza della realtà di Cristo in noi e del suo amore perfetto del quale ci ama. Nell'Antico Testamento, questo l'abbiamo letto nel Nuovo, era parole di Gesù. Nell'Antico Testamento, al Salmo 37, verso 4, credo che troviamo lo stesso genere di attitudine. Lo prendiamo, Salmo 37, anche se l'abbiamo sentita tante volte, però che Dio ci dà grazia di metterla in pratica e di viverla. Alleluia. Salmo 37, 4 dice: trova la tua gioia nel Signore, ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Alleluia. Il Signore, infatti, attraverso il re Davide, ci esorta a trovare la nostra gioia in Lui, a non essere distratti e a non perdere tempo prezioso per considerare e guardare gli uomini, fratelli, e coloro che non sono salvati, quindi il mondo che ci circonda, a non essere distratti a guardare coloro che non conoscono il Signore per vedere se hanno fortuna o no, se le cose gli vanno bene o no, gli è andata bene, ha vinto dei soldi, ha fatto questo, ha fatto quest'altro, che fortuna, che gioia, che felicità. No, Dio dice: troviamo la nostra gioia in Lui. Alleluia. E questo Salmo parla proprio di questo. Quindi, per vedere se hanno fortuna o no, o come agiscono, come si comportano, trova la tua gioia nel Signore. Una gioia che abbiamo, una gioia che comunque dobbiamo ricercare. È vero che è già dentro di noi, in virtù della presenza di Cristo e dello Spirito Santo, ma è attraverso la comunione intima con Lui, fratelli, che diventa, che si manifesta e che diventa realtà nella nostra vita. Alleluia. Se non c'è questo, la gioia non si può manifestare. Credo inoltre che il Signore desideri farci crescere a tal punto che la comunione con Lui giunga ad essere un piacere, un diletto, una gioia. E quando arriviamo a questo punto, che Lui è la nostra gioia, Lui appagherà, soddisferà ed esaudirà i desideri del nostro cuore, i quali desideri, in virtù di questo diletto, saranno sempre secondo la sua volontà ed il suo disegno. Quindi non più desideri egoistici e carnali, ma desideri del regno di Dio. Alleluia. Questo lo fa solo la potenza della comunione intima con Lui, del trovare il nostro diletto nel Signore. Un altro passo, fratelli, che mi ha molto colpito e vorrei meditare insieme a voi, lo troviamo in Luca al capitolo 10, Luca al capitolo 10, capitolo, sono tanti i versetti sulla gioia nella parola di Dio, ma questi sono quelli che hanno toccato il mio cuore e che mi hanno aiutato a metterla in pratica, a vivere questa gioia che il Signore ha messo nel nostro cuore. Luca 10, versetti dal 17 al 20, li leggiamo. Ora i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Alleluia. Che parole meravigliose del Signore Gesù. In queste parole meravigliose credo che il Signore Gesù voglia ricordarci che la nostra gioia
deve essere quella di sapere e realizzare che la salvezza di Cristo è ben più importante, alleluia, è ben più importante e gloriosa della potenza e dell'autorità che Lui stesso ci dà in questa terra. Alleluia. Sembra un controsenso, ma Gesù non si contraddice mai. Alleluia. Per Lui è più importante la salvezza della mia e della tua anima. Per Gesù è più importante che io e te un giorno saremo con Lui per tutta l'eternità. Quanto ci ama Gesù. Alleluia. Ho visto il profondo amore di Cristo in questo. E a questo proposito, fratelli, un esempio che mi è balzato subito alla mente riguarda il fatto che su questa terra noi possiamo, per mezzo della sua potenza e autorità, compiere tante cose nel suo nome. Noi possiamo compiere tante e grandi cose nel suo nome. E questo sicuramente può portare gioia e soddisfazione. Amen. Ed è giusto che lo porti. Ma la risposta di Gesù in questo brano per me è stata molto significativa. In quanto ho potuto scorgere ancora una volta l'amore sconvolgente di Gesù, il quale dà più importanza al fatto che i nostri nomi sono scritti nei cieli. Questa risposta di Gesù dunque mi porta a gioire, solo ed unicamente della croce di Cristo, ed a trovare il mio vero appagamento nella sua salvezza. Alleluia! Quale valore ha per noi, fratelli, la croce di Cristo? Alleluia! Gesù gli dà l'importanza principale. L'importante è che i nostri nomi siano scritti nei cieli. Alleluia! Anche perché quello che succederà su questa terra, lo sappiamo, finirà. Anche le opere che Lui ci dà da fare finiranno. La salvezza no, è eterna. Alleluia! Quindi, motivo di gioia. C'è un'altra parte molto importante collegata alla salvezza. La leggiamo in Ebrei 12:2. Dice... Alleluia. In Ebrei capitolo 12 verso 2 dice, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia, alleluia, che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, sopportando, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Io credo che in questa gioia di Cristo, questa gioia che gli era posta dinanzi, c'eravamo anche io e te. Alleluia. Per la gioia che gli era posta dinanzi. Questo che ci dia ancora di più consapevolezza di quello che Cristo ha fatto per noi. Era una gioia per Lui avere i nostri nomi scritti nei cieli. Quindi la gioia della salvezza. Andiamo avanti. C'è un'altra immagine che ho considerato e che vorrei condividere con voi. La troviamo in Prima Samuele, al capitolo 4, Prima Samuele 4, versi dal 3 al 7. Sempre significativi per il nostro vivere la gioia di Cristo, perché di questo stiamo parlando, di vivere la gioia di Dio, di Gesù, di Cristo. Prima Samuele 4, versi dal 3 al 7, dice la parola: quando il popolo fu tornato nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: perché oggi il Signore ci ha sconfitti davanti ai Filistei? Andiamo a Silo a prendere l'arca del patto del Signore perché essa avvenga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici. Il popolo quindi mandò gente a Silo e di là fu portata l'arca del patto del Signore degli eserciti, il quale sta fra i cherubini. E i due figli di Eli, Ofni e Fineas, erano là con l'arca del patto di Dio. Quando l'arca del patto del Signore entrò nell'accampamento, tutto Israele alzò grida di gioia, sì che ne rimbombò la terra. I Filistei, all'udire quelle alte grida, dissero: che significano queste grandi grida nell'accampamento degli ebrei? E seppero che l'arca del Signore era arrivata nell'accampamento. I Filistei ebbero paura.
Perché dicevano, Dio è venuto nell'accampamento, ed esclamarono, guai a noi, perché non era così nei giorni passati. Oh, alleluia! Questo è un passo conosciuto anche dalla scuola domenicale. Questa è una realtà spirituale meravigliosa, fratelli, credo. Alleluia! Come sappiamo, l'arca rappresentava la presenza di Dio. E siccome durante le battaglie quest'ultima era stata sottratta al popolo di Dio, quando questa ritornò in mezzo all'accampamento, il popolo alzò grida di gioia fino a far rimbombare la terra. Mi sono chiesto, ma perché queste grida di gioia? Eppure questo era il popolo di Dio, no? Era il popolo eletto. Non c'era dubbio in questo. Era amato da Dio e Dio non lo aveva abbandonato. Penso che una risposta, fratelli, potrebbe trovarsi nel fatto, e questo parla anche a me, che il popolo di Israele, alleluia, aveva la consapevolezza, cioè riconosceva nell'arca, cioè nella presenza di Dio, la vittoria sul nemico, la protezione e la guida. Aveva la consapevolezza, riconosceva in questa arca, in questa presenza di Dio, queste caratteristiche di Dio. Alleluia! Ecco perché giubilava. Quindi, in poche parole, cosa faceva? Ne riconosceva la potenza e la gloria. Alleluia! Questo mi ha portato a riflettere sui nostri cuori oggi, fratelli. Noi, infatti, nonostante sappiamo ed abbiamo la presenza di Cristo nei nostri cuori, spesso non ne riconosciamo la potenza, non ne riconosciamo l'autorità e non ne riconosciamo la guida. Credo che nasca tutto dalla consapevolezza di chi Dio è nella nostra vita, dell'autorità di Cristo, fratelli. Noi sappiamo che anche Gesù, quando era su questa terra, molti credevano in Lui, però non lo riconoscevano come Dio, come figlio di Dio, cioè non ne riconoscevano l'autorità. Non ne riconoscevano l'autorità di Cristo. Ma Cristo è l'autorità suprema, alleluia, che noi lo crediamo o no. Quindi questo purtroppo, fratelli, oggi ci rende infelici, infelici. Non ci fa gioire di Cristo. Non ci fa alzare queste grida di gioia come il popolo di Israele, perché non ne abbiamo la consapevolezza. Ci rende infelici, abbattuti, e non ci fa realizzare la gioia potente come questo popolo, alleluia. Quello che è scritto nella parola non è fantascienza, fratelli, ne rimbombò la terra. Alleluia, avevano la consapevolezza di quello che era Dio. E infatti si può dire che fu una gioia potente in quanto ebbe un effetto molto importante sul nemico. Questo è un altro aspetto molto importante, fratelli. La nostra gioia ha un impatto anche sulle potenze delle tenebre. Alleluia. Questa gioia ebbe un impatto sul nemico. Cosa dissero i nemici? Guai a noi. Guai a noi. L'arca è tornata in mezzo all'accampamento, siamo finiti. Alleluia. Sì, perché quando Dio era con loro, vincevano sempre. Gli assicurava la vittoria. Questo aspetto mi ha insegnato che la manifestazione della gioia e della consapevolezza e riconoscere la sua potenza e la gloria di Dio hanno un impatto molto significativo su tutta la forza del nemico. I filistei hanno avuto paura perché quel grido, fratelli, i filistei, quindi il nemico, aveva paura, si era spaventato, perché quel grido era dato dalla consapevolezza di che cosa significasse l'arca in mezzo a loro. Alleluia. Questo, fratelli, ci fa riflettere su un'altra cosa. Il nemico, il diavolo, vede quando noi diciamo abbiamo la gioia così, solo per dire, o quando abbiamo la consapevolezza della potenza di Cristo. C'è differenza. Alleluia. Quindi i filistei avevano paura perché, ha detto, qua si fa sul serio. Queste persone credono. Alleluia. Quanto è importante, fratelli, la gioia consapevole e la fede. Scusate.
Quindi, credo, fratelli, inoltre, che ciò abbia a che vedere con la nostra lode a Dio, con la nostra lode. Quando infatti lodiamo, quando adoriamo il Signore, quando cantiamo a Lui, è importante avere il cuore completamente fiducioso e consapevole. Consapevole e fiducioso. Alleluia. Che colui che stiamo lodando è l'Onnipotente e ci conduce sempre in vittoria. Alleluia. Vediamo un attimo Prima Cronache, merita di essere letto, credo. Prima Cronache 15:28, che cosa dice? Prima Cronache 15:28, fratelli, nell'Antico Testamento l'arca, fratelli, l'arca del patto era veramente importante. Era la presenza di Dio. Era talmente importante che, questo fa parte, è una parentesi, era talmente importante che quando era stata rubata, i filistei l'hanno dovuta riportare indietro. Alleluia! Che gloria c'è nella presenza di Dio, fratelli. L'hanno dovuta riportare indietro, ma questa è un'altra storia. Prima Cronache 15:28 dice: così tutto Israele portò l'arca del patto del Signore con grida di gioia, a suon di corni, di trombe, di cembali, di salteri, di arpe. Di fatto, portarono l'arca, cosa significa? Portarono la presenza di Dio. Di fatto portarono la presenza di Dio con consapevolezza di chi Dio era, fratelli. Che possa, Signore, proprio da oggi darci anche a noi questa consapevolezza. Che possiamo portare anche noi l'arca, che possiamo portare la presenza di Dio in questo modo, festanti, perché sappiamo che Dio è l'Onnipotente, è lo stesso Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Alleluia. E attraverso la sua parola questo può avvenire. Amen. Che meraviglia. C'è un altro, lo leggo io magari, Salmo 27,6, se ve lo volete segnare. Salmo 27,6. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia. Canterò e salmeggerò al Signore. Alleluia. Collegato inoltre a ciò che abbiamo appena osservato, un altro motivo per cui possiamo perdere la gioia, o meglio non viverla, e non realizzarla, è quando le cose dell'anima, della carne, lo sappiamo, e le cose che riguardano il nostro egoismo, fanno sì che Gesù sia tolto dal posto centrale, fratelli, che deve avere nella vita di ogni suo figlio. Questo ha anche un parallelo con l'arca che abbiamo appena visto. Notiamo che l'arca torna, fratelli, nel suo posto dove deve stare. Alleluia, che esempio meraviglioso. L'arca torna nel posto dove deve stare. Stessa cosa per noi, la presenza di Dio, la presenza di Gesù deve stare nel posto giusto, nel posto centrale del nostro cuore. In questo modo possiamo provare gioia piena. Alleluia. Scusate un po' di foglie. Quindi, quando questa ritorna nel suo posto, nel posto dove deve stare, nell'accampamento, al centro dell'accampamento, allora ritorna anche la gioia e la speranza nei cuori di tutto il popolo. C'è un altro aspetto che vorrei considerare con voi, che riguarda sempre la nostra gioia, e si trova in Atti, al capitolo 20, versetti 33-35, Atti degli Apostoli, alleluia, Atti degli Apostoli, 20:33-35, Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetti da 33-35. Non ho desiderato né l'argento né l'oro né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me.
In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse, egli stesso, vi è più gioia nel dare, alleluia, che nel ricevere. Oh, che meraviglia! L'abbiamo sentita tante volte, l'abbiamo ripetuta tante volte, ma che Dio ci dia grazia di viverla, fratelli. Perché dice la parola che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Gesù Cristo è l'esempio perfetto, lo sappiamo. È colui che ha dato tutto se stesso per noi. Noi non dobbiamo esserne da meno. Alleluia. Stesso maestro, stessi discepoli. Quando noi diamo, fratelli, stiamo vivendo nell'amore di Gesù e dando gloria a Lui. Non solo. Quando diamo qualcosa, non solo quando diamo qualcosa di materiale, provvedendo ai bisogni dei deboli, per esempio, dice la Scrittura, ma anche quando diamo la nostra stessa vita, il nostro tempo, le nostre energie, le nostre orecchie per ascoltare, le nostre mani per aiutare. Insomma, tutto il nostro essere come ha fatto e come fa il nostro meraviglioso Salvatore. E allora, così facendo, sperimenteremo davvero la vera gioia di Cristo, perché Lui stesso ha detto, vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Alleluia. Quindi se noi lo mettiamo in pratica, noi vivremo veramente nella gioia di Cristo. Alleluia. C'è un ultimo, mi avvio verso la conclusione, c'è un ultimo passo che vorrei condividere, l'ho tenuto per l'ultimo perché è un pochino più delicato. E faccio una premessa, per vivere questo che poi andremo a leggere, credo che è importante vivere tutto quello che abbiamo detto finora, quindi abbiamo detto che per concludere, la gioia, per far sì che la gioia viva in noi, è importante, abbiamo visto che dimoriamo in Gesù e perseveriamo con fede nella sua parola e nel suo amore. Consideriamo la croce e la salvezza che ci ha donato per vivere nella gioia, fratelli. Per vivere nella gioia abbiamo bisogno di avere la consapevolezza di chi Lui è e di cosa può fare nella nostra vita, per non vivere da sconfitti. E quarto, amiamo gli altri donandoci a loro. Ora quello che andremo a leggere ovviamente non ho, sono riflessioni, non ho la pretesa di entrare, di spiegarlo in maniera perfetta ovviamente, però confido nello Spirito Santo. Parla la Scrittura, fratelli, è doveroso credo dirlo, in Giacomo al capitolo 1, al verso 2, versetti anzi dal 2 al 4, Giacomo 1, anche perché sono cose che noi viviamo. Giacomo 1, Giacomo 1, lettera di Giacomo, il capitolo 1, versetti dal 2 al 4, dice la parola, la conosciamo, però la leggiamo. Fratelli miei, considerate una grande gioia, quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data, ma la chieda con fede. Amen. Quindi dice qui la parola di considerare una grande gioia, sapevo che questo era l'argomento più delicato, quando ci troviamo in svariate prove. Consideratela una grande gioia.
Ho messo tra parentesi, non c'è cosa più difficile, punto esclamativo. Un aspetto importante credo sia non considerare le prove come punizioni o come maledizioni o come calamità, ma un qualcosa che deve suscitare la gioia in noi. Come? Ah, scusate, apro una parentesi. A proposito della punizione, fratelli, vi porto la mia testimonianza. Voi sapete quello che io e mia moglie Ive abbiamo passato con i bambini, no? Che abbiamo perso anni fa. Io inizialmente, fratelli, ho vissuto questo. Consideravo queste prove punizioni per me. E ho sofferto perché pensavo, dicevo, Signore, cos'è che ho sbagliato? Forse tu mi stai punendo per qualcosa che io ho fatto. E avrebbe anche ragione. Però non era questo. Perché la prova produce costanza. Alleluia. Inoltre dice, non dice, considerate una piccola gioia, ma una grande gioia. Fratelli, una grande gioia. Quindi una gioia pura al 100%. Quindi non una piccola gioia, piccolina, un puntino in mezzo tanto a un mare, un oceano di dolore, ma una grande gioia. È importante sottolineare anche che Giacomo non dice che dobbiamo essere felici per le prove, cioè non, Signore, mandacene tante, ma quando queste, quando noi ci veniamo a trovare in queste. C'è in questo passo in particolare vengono usati gli stessi termini che vengono usati per raccontare la parabola del buon samaritano, quando quest'uomo, dice la parola, si imbatte nei briganti. Cioè non è che li va a cercare, però nel suo cammino si imbatte in briganti che gli fanno del male. Quindi è importante questo, anche se sono comunque permesse da Dio, perché Dio è sovrano, però c'è uno scopo glorioso. Alleluia. Ripeto, non è semplice, eh? Io l'ho detto all'inizio. Però credo che possiamo vivere questa gioia con tutto quello che abbiamo detto prima, dimorando e avendo fiducia nell'amore di Cristo. E quindi è importante sottolineare che Giacomo non dice che dobbiamo essere felici per le prove, ma quando ci veniamo a trovare nelle prove, non per, ma nelle prove. Alleluia. Molti, e non pensiamo, perché molti a volte possono pensare che la gioia consista nello sfuggire alla prova, no? E sono gioioso, allegro, penso ad altro. Non è così che vuole Gesù. La gioia di sapere che c'è uno scopo meraviglioso da parte di Dio dietro la prova. Quindi molti possono pensare che la gioia consiste nello sfuggire alla prova. Per esempio, gioisco di altre cose così non ci penso. Ma la parola dice che la gioia consiste nell'essere nella prova. Ovviamente qui non parliamo di fratelli di prove intesi come tentazioni e impulsi della nostra carne a peccare, perché dopo lo dice, lo leggiamo per fare chiarezza. Al versetto 13, sempre del primo capitolo, dice: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Quindi ognuno, dice dopo, è tentato dalla propria concupiscenza. Ok? Quindi non sono queste le prove che intende questo passo, ma sono prove esterne, prove che ci possono, nelle quali possiamo imbatterci durante il cammino. Quindi di avvenimenti esterni che producono diverse caratteristiche, quindi queste prove, questi avvenimenti esterni producono diverse caratteristiche molto importanti nella nostra vita. Quindi in queste prove, fratelli, dice la parola, noi siamo provati nella nostra fede, dice che produce costanza. La fede viene messa sotto esame, fratelli, ma vediamo anche l'amore di Dio in questo. Lui ci prova, prova la nostra fede per vedere se è sincera. Alleluia. Per Gesù è importante la nostra fede. Non è semplice, ecco perché dobbiamo considerarla una gioia. Quindi la fede viene messa sotto esame dalle prove e produce la capacità, fratelli,
che è la costanza di resistere, la capacità di resistere. Gesù, il Signore, vuole che la nostra fede, fratelli, sia robusta. Non vuole che sia una fede così, boh, credo, sì, però poi... No, una fede robusta, fratelli. Ma pensiamo anche al peso della testimonianza che ha la nostra fede quando è messa alla prova, fratelli. Che peso meraviglioso ha la nostra testimonianza, la nostra fede in Dio quando è provata, quando è resa robusta, resa solida, alleluia. E quando è resa solida nessuno ci può dire Dio non esiste, alleluia. Noi possiamo dire con certezza io ho passato questo e Dio è stato con me. E Dio me ne ha tirato fuori, alleluia, fratelli. Possiamo avere dopo la fede di Davide. Colui che mi ha liberato, mi libererà. Quindi vado verso la conclusione. Quindi costanza che significa appunto saldezza, robustezza, nonostante le difficoltà. Non fuori dalle difficoltà, nelle difficoltà, alleluia. Quindi provate, dice, considerato una grande gioia. Dunque, la gioia di sapere che la prova, quando l'affrontiamo con fiducia piena, è importante anche questo. Come affrontiamo la prova? Come affrontiamo la prova? Quando l'affrontiamo con fiducia, produce in noi maggiore fermezza e robustezza. E ciò ci rende sempre più perfetti e completi come Dio vuole che siamo. Dice, infatti... E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, dice, di nulla mancanti. Fratelli, questo è il proposito di Dio per noi, per tutti i suoi figli. Ecco perché permette le prove, ed ecco perché vuole che noi gioiamo. Ripeto, non è semplice, lo so, assolutamente. Io stesso, quando ho passato determinate circostanze, come ognuno di noi può dirlo, sono stato male e sofferto, ma... Poi vedi il frutto, vedi come Dio agisce e te ne rallegri grandemente. Amen. Ok, concludo. Facciamo un breve riassunto. Abbiamo detto, quindi per vivere la nostra gioia, anzi la gioia è un frutto che produce lo Spirito Santo ed è già nei nostri cuori la gioia per la potenza dello Spirito Santo e come suo frutto. Ma abbiamo bisogno di viverla, di dimostrarla, anche perché la realtà ci dice che non sempre anche noi credenti siamo nella gioia. Quante volte è capitato? A me sì. Quindi, per viverla, per realizzarla, abbiamo bisogno, credo, di dimorare in Gesù e perseverare con fede nella sua parola e nel suo amore. Abbiamo visto l'esempio dei 70 ai quali Gesù ha detto: rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Quindi rallegriamoci per un proposito ben più alto, fratelli, quello dell'eternità con Gesù. Abbiamo la consapevolezza, abbiamo visto con l'arca, di chi lui è, di cosa può fare nella nostra vita. A volte siamo, perché siamo deboli e tristi? Perché non abbiamo, non tanto tristi, ma e anche sconsolati, no? Perché non abbiamo questa consapevolezza di chi Dio è, alleluia. Io penso che, parlo per me, se avessi questa consapevolezza costante, fratelli, non lo so, forse non so cosa farei, però è una cosa gloriosa, fratelli, come il popolo di Israele fece rimbombare la terra, perché lui è lo stesso Dio, c'è poco da fare. Quindi, e poi l'ultimo punto, amiamo gli altri donandoci a loro. Gesù ci dice: c'è più gioia nel dare, alleluia, senza pensare se poi riceverai. Anche questo è un aspetto importante, dare senza pensare se poi riceveremo, perché ci pensa Gesù a ricompensarci, alleluia. Quindi diamo, diamo. Rallegriamoci nel Signore, nel suo amore, nella sua parola, nella sua salvezza e nella sua gloria eterna. Conclusione, Romani capitolo 15 verso 13, poi Romani capitolo 15, Romani capitolo 15 verso 13 dice l'Apostolo: or
il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Un altro passo di gloria, di incoraggiamento, Sofonia dopo Michea, dopo Naum, dopo Abacuc, Sofonia 3,17 dice: il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Alleluia. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acqueterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Io ho concluso, che il Signore ci benedica, nel nome di Gesù. Amen. Ok, se vogliamo alzarci in piedi. Signore Gesù, voglio ringraziarti ancora per questa sera, Signore, per come ci hai dato la tua parola, Signore. Grazie perché attraverso la tua parola, Signore, noi possiamo andare a casa, Signore, nella gioia, sapendo che ogni cosa è sotto il tuo controllo, sapendo, Signore, che ci ami di un amore perfetto, Signore Gesù, ma sapendo anche che sei l'Onnipotente che salva, che libera, che guarisce, Signore. Ti ringraziamo proprio come quell'esempio dell'arca, Signore, quel popolo, Signore, così giubilante, Signore, perché aveva la consapevolezza di chi tu sei, Signore. Grazie perché tu non sei cambiato, Gesù. Così noi proclamiamo, Signore, proprio la tua vittoria in ogni situazione della nostra vita, Signore. Noi proclamiamo la tua vittoria nelle nostre case, nelle nostre famiglie, Signore Gesù. Noi ti ringraziamo perché tu sei lo stesso Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, lo stesso Dio del popolo di Israele, Signore Gesù. Oh, ti ringraziamo, Spirito Santo, perché tu dimori nei nostri cuori. Signore, ti preghiamo affinché proprio tu possa aiutarci a manifestare questa gioia, Signore, a questo mondo, Signore Gesù. Grazie di come ci hai fortificato nella fiducia in te ancora stasera. Ti ringraziamo anche e gioiamo, Signore, delle prove, Signore, che tu permetti. Noi non sappiamo il come e il perché, ma sappiamo che saremo per certo fortificati, Signore. Saremo resi completi come tu vuoi che noi siamo, Signore Gesù. Fortificaci, Signore, nella prova, veramente. Fa che proprio la nostra fede possa essere ancora di più a lode e gloria del tuo nome, Signore. Che possa essere una testimonianza potente per coloro che non credono in te, Signore Gesù. Ti ringraziamo, ti benediciamo, Signore. Fa di noi un popolo festante, fa di noi un popolo veramente con la gioia, Signore, con la gioia vera nel cuore, Signore, quella gioia che il nemico, Signore, vede e trema, Signore, perché sa che noi abbiamo fiducia nell'Iddio Onnipotente, Signore, per la nostra vita e per la vita degli altri, per la nostra vita e per la vita dei nostri fratelli, Signore. Grazie, Gesù Cristo, perché la gioia tua, Signore, è la nostra forza, Signore. Noi confidiamo in te, Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Insegnaci a perseverare nella tua parola, Signore, per essere sempre di più saldi in te, Signore. Ti lodo, ti benedico, ti ringrazio per questa sera, per la tua gioia, per la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Amen. Possiamo andare. Alleluia.